Schiavio era già nel mito, come avviene di certi dei che altri più fortunati soppiantano nella venerazione degli uomini. D'improvviso lo vidi scendere a rete in un gran bagliore di luce. Aveva le gambe arcuate, gonfie, quasi bitorzolute di muscoli ipertrofici. Teneva i gomiti larghi e difendeva la palla ad ogni tocco di dribbling con una sorta di balzo fra lo scimmiesco e il felino. Schiavio doveva essere per tutti un avversario tremendo. Vedendolo spesso ritratto da fotografi e disegnatori, me ne feci un'idea forse stramba, ma non implausibile. Che avesse graffi, borchie ed uncini alle articolazioni delle braccia e delle gambe, simile a certi guerrieri che non videro l'archimago.